Roma è la città d'Europa che vanta una presenza ininterrotta di ebrei, di comunità ebraica negli ultimi 2000 anni. La mia famiglia paterna era anticamente romana. Di Porto è un cognome tipico ebraico romano, storia di 2000 anni e forse anche di più. Il fascismo non si presenta come movimento antisemita. La comunità ebraica era perfettamente integrata. Negli anni in cui a Vienna c'era un sindaco antisemita, a Roma c'era un sindaco che era massone ed ebreo, ed è l'unico partito di tipo fascista in tutta Europa che accetta iscritti ebrei. Madre marciava con le figlie della Lupa, erano perfettamente integrati, la zia Pina aveva la benemerenza della regina di Savoia, quindi tanto più dolorosa è stata per loro la separazione da un'Italia. En septembre 1937, Mussolini fait un voyage en Allemagne. Et ce voyage, à mon avis, joue un rôle décisif dans l'élaboration de la décision de l'antisémitisme d'État. Il revient très impressionné. Moins d'un an plus tard, le 8 août 1938, la propagande fasciste lance un bimensuel raciste et antisémite, La défense de la race. De septembre à novembre, les lois raciales sont adoptées. Quando dalla sera alla mattina si perse il lavoro, non si poteva più andare a scuola, immediatamente avvenne una sorta di passaggio a una categoria inferiore. Papà, vieni a casa, dice, da domani voi, a me e a mio fratello, che c'ho un fratello che era del 27, non andate più a scuola. Ma perché? Ecco il dolore mio più grosso di quell'epoca lì del razzismo, che mi toccava personalmente, fu di non poter andare a scuola. Capì il valore che aveva studiare e andare a scuola. Però avevo fatto la scuola ebraica a Livorno, no? Sì. La scuola che era un'alternativa alle leggi razziali. Tanti hanno avuto delle crisi tremende perché sono stati scacciati dalle scuole e non volevano venire in questa scuola. Le portavano a forza i genitori, si rifiutavano questi bambini, volevano andare nella sua scuola, non capivano. Che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale e stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità.